Adesso io chiamerei Alessandro Stillo e Luigi Radcliffe, che faranno due interventi, in realtà che vanno a comporre un mosaico su una scena che a noi che vogliamo presentare, che è quella che parte in realtà dagli anni Ottanta, ma arriva... Ed è un po' questa idea di come negli anni Ottanta a un certo punto questa scena diffusa, autonoma, indipendente, assolutamente inconsapevole, si inizia a visualizzare, ad emergere, a definire, ed inizia a essere anche perimetrata in qualche modo dalle istituzioni ed appare come l'humus, come il materiale su cui impostare una nuova traiettoria, un nuovo tipo di lavoro delle politiche culturali. Con tutta una serie di situazioni, di eventi che poi sfoceranno in quella che è stata la Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo del 97, quella famosa della Biennale dell'Acciuga, e poi da lì capitalizzata e evoluta in Big, un'esperienza che a un certo punto si interrompe e ne nasce un'altra di natura ben diversa che è la Triennale. Alessandro Stillo, progettista e operatore culturale, ha realizzato a Torino De Turin Architectorum Ludi, dedicato ai giovani artisti, architetti e designer piemontesi dall'85 al 2001, chiamata Le Arti, censimento della creatività giovanile italiana. Ha realizzato una serie di altri eventi come all'Azimut Club, allo Zenith, al Deposito d'Arte, Ippopotamo e Zoo Music Bar. Tra gli editori della Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa del Mediterraneo, è stato segretario generale del network omonimo dal 2001 al 2010. Ha ideato World Event Young Artists, dedicato ai giovani artisti di tutto il mondo, di cui oggi è International Relations Executive per l'edizione di Nottingham 2012. Sono anche molto lieti di avere Luigi Radcliffe. Luigi Radcliffe è responsabile per la città di Torino dei programmi di promozione della creatività e di innovazione della direzione cultura. Curatore dall'84 al 97 della colonna editoriale della città di Torino delle guide dei giovani artisti, delle aree della musica, del teatro, della danza, del cinema e delle arti visive. Dal 1982 è stato ideatore e responsabile di eventi, assegni e progetti che conosciamo in qualche maniera, perché appunto hanno coperto appunto le vaste aree che vanno dalle arti visive, la musica, il cinema, il video e moda, letteratura. Vede tutta la serie di proposte, nuovi arrivi, appunto farsi spazio, moving up, per capire anche il progetto di residenza, poi appunto collegata anche a me. E la sua attività appunto è stata poi particolarmente significativa per quello che ci interessa, appunto in quanto poi direttore organizzativo, appunto per tutto quello che riguarda appunto la finale dei giovani artisti dell'Europa del Mediterraneo che arriva a Torino e poi l'edizione di Big, appunto questo modello sperimentale che tra 2000 e 2002 appunto hanno presentato proprio modalità e tipologie abbastanza innovative appunto nella funzione e trasformazione di quelle che sono ipotesi proprio di lavoro sul campo. Prego. Dopo le cose che si sono sentite, io partirei, mi viene spontanea una considerazione, che se il Novecento, e stiamo parlando del Novecento, secondo Spam, il secolo breve, quello di cui parliamo in realtà è un decennio lungo, perché copre un arco che va ben oltre i 10 anni. E ovviamente stiamo parlando di memoria, di percezione soggettiva di quello che era successo, che poi messo insieme ci si ritrova, ricorrono una serie di nomi, li citerò anch'io perché è inevitabile, messi insieme cercano, come cercherò io, di dare un quadro che esca dalla percezione soggettiva e che magari sia utile a qualcun altro per ragionare e un po' a tutti noi per riflettere insieme a tutte le cose che ci sono state e che seguiranno. Questo decennio, secondo me, inizia... dal mio punto di vista, nella mia memoria, inizia con l'Angelo Azzurro. Tutti voi vi ricordate la tragedia, alcuni di voi forse si ricordano la enorme assemblea che ci fu quel pomeriggio in cui ci fu un dibattito e la prima lacerante spaccatura in quello che allora si chiamava il movimento tra chi difendeva un errore tecnico e chi invece si interrogava sulla tragicità di quello che era successo, e in qualche modo giunge a compimento per quello che la storia si può fissare della storia in episodi con la Biennale dell'Acciuga del 97, che, di cui sicuramente parlerà Luigi più diffusamente di me, anche se anch'io ebbi un ruolo a quel tempo e come diceva Olga nella mia biografia, io ruolo dall'inizio perché fui uno degli ideatori.
In questi 15 anni, quasi 20 anni, perché l'Angelo Azzurro è di fine anni 70, circa 20 anni, si racchiude un po' la genesi di quello che siamo e di quello che oggi ci fa dire che Torino, come dicono gli inglesi, è una world class city, cioè è una città che nel mondo è riconosciuta in certi ambienti, tant'è che una volta, tutti voi lo sapete, quando si andava in giro dicevamo di dove sei? Di Torino, vicino a Milano, e adesso è il contrario, cioè basta citare Torino in certi ambienti e tutti come minimo dicono, non lo dico per piaggeria perché siamo qua, ma tutti come minimo dicono oh yes Rivoli, oppure altre cose altissime. Ci sono alcune cose che sono conclamate e riconosciute nel mondo e che, poi ne parleremo, hanno fatto sì che con un percorso che insomma in qualche modo ha seguito, preceduto il dibattito e le cose che si sono fatte per attirarli, oggi questa sia effettivamente una città turistica. Dopo anni che se ne parlava, adesso che non se ne parla più tanto, in effetti tu vai in centro e trovi gli stranieri. E ogni giorno noi, che siamo nati in una città in cui vi ricordate credo tutti, io quando ero ragazzo c'era una persona di colore a Torino, Monica Smith, che tra l'altro veniva nella mia scuola. Quando passava la povera Monica, ci fermavamo tutti, perché porca miseria, il negro, allora si diceva, non era politicamente scorretto, a Torino era l'unico, no? Poi ogni tanto c'era qualche diplomatico di passaggio in due ore, perché non di più, qualche cosa si veniva a fare a Torino. Allora, oggi i turisti ci sono effettivamente, e noi ce ne stiamo accorgendo. Lo sappiamo, ma poi quando li tocchiamo con mano ce ne stupiamo. Tutto questo, per arrivare a tutto questo, una delle cose che sono state utili e che noi abbiamo vissuto è il panorama della cultura e dell'arte contemporanea. Un panorama che in qualche modo ci è stato e abbiamo sdoganato, partendo anche lì una delle, secondo me, dei topos è lo studio 2, non tanto e non solo perché là ci si divertiva, ma perché lo studio 2, se ben vi ricordate, da fine anni 70 sdoganò la discoteca per il movimento, cioè molti di noi sono nati e cresciuti in scuole dove si mischiavano i libri alla politica, anzi si mischiava, ogni tanto si studiava un po', ma prioritariamente si faceva politica. A un certo punto l'Angelo Azzurro, l'Incusso, il movimento che implode, l'avvenimento di Lotta Continua, tutte cose, Bologna, tutte cose che conosciamo, e poi anni di Piombo, portano anche, per fortuna, delle cose positive. Cioè finalmente la si smette di pensare che il divertimento di chi era impegnato politicamente fosse dibattiti interminabili di notte sul destino del mondo, ma potessero anche essere serate in discoteca. Secondo me scatta un po' tutto da lì, o almeno quello è uno dei posti da cui scattano certe cose, un modo di approcciare l'arte e la cultura, per cui lo diceva qualcuno prima di me, credo Paolo, a un certo punto ci si comincia a occupare di cultura non vergognandosene tanto, ma anzi cercando in quei settori e riversando l'energia che molti di noi mettevano in cortei quotidiani, gli anni 70, vi ricordate, 76-77 sono anni in cui nelle scuole non si studiava, perché c'era un corteo ogni tre giorni, anche perché c'era un omicidio, oppure moriva un ragazzo per qualche motivo legato al movimento ogni tre giorni. C'è stato l'autunno del 76, è stato un anno così, Maralli, Fausto e Iaio e così via. Allora tutta questa energia andava da un'altra parte, andava in cose che noi già avevamo intravisto. Io mi ricordo, questo è un ricordo un po' confuso, ma mi ricordo il Living Theater a fine anni 70 in Piazza Rovina, senza niente, senza palco, strumenti, così Judith Malina lì che vagava con un gruppo di persone, noi ragazzotti che guardavamo, poi c'erano persone più adulte, insomma qua ne mancano alcuni, ma citavo, parlando con Olga l'altro giorno, il blog di Ricky Ferrero che invece riguarda gli anni 60 e 70, che trovo molto divertente, che se qualcuno di voi ha tempo vi consiglio. Il Living Theater in Piazza Rovina, e poi, tanto per citare un'altra cosa che ci porta poi
a quello che sarà il movimento, a quella che sarà anche la Biennale, quindi ai riferimenti culturali e ai riferimenti anche territoriali, cioè Barcellona e cioè la Fura del Paolo. Nel 1984 io vidi per la prima volta la Fura del Paus in una carrozzeria di Settimo. Eravamo 200-250 e fu una rivelazione. Io ero andato per vedere una roba magari anche noiosa, dopo 40 minuti di quella roba in piedi uscii sfinito, perché non me la, cioè uscii distrutto, perché era la prima volta che qualcuno con una motosega segava un'auto a metà da, a 10 metri da te. Tra l'altro, voglio dire, oggi ci avrebbero arrestati tutti, perché è impossibile fare una roba del genere. Se viene la commissione di vigilanza, semplicemente ti arresta, perché io ero qua, lì segavano l'auto con la motosega, poi non si è ovviamente fatto male a nessuno, però era una cosa che, insomma, voglio dire, per me è stato un evento fondamentale. Così come fondamentale è stato, come dicevo, il riferimento a Berlino, visto Edoardo, i ragazzi di Torino sognano Tokyo e vanno a Berlino, attore non protagonista, ma fondamentale di quella pellicola, dove tra l'altro veniva fuori un'altra cosa, che l'impegno politico passava al culturale ma passava anche a altri. Forse quello abbiamo cominciato a fare, la rete. L'altro riferimento, per me devo dire molto più forte di Berlino, anche se poi cadrà il muro, era Barcellona. E lì vorrei, faccio un breve scursus sul concetto di movida. L'ho scritto nel pezzo per Arte Sera, che trattava dei luoghi, no? Noi, questa era la movida torinese, e qualcuno giustamente mi ha contestato che ma la movida sono i fracassoni di Piazza Vittorio. Come cambiano, no, le parole? La movida era un'altra cosa, la movida era un modo, un termine per rappresentare quello che si muoveva tra di noi, e noi intendo anche tutti voi, molti li conosco, alcuni magari non ci si riconosce di viso, ma ci si ricorda. Capelli grigi. Ovviamente, purtroppo, pazzarei, quindi questo. Però era un modo per definire quell'humus, quel brodo culturale che era fatto di contaminazioni, che era fatto di scambio di ruoli. Se c'è una cosa che io trovo, rivendico come patrimonio di quegli anni, è che le culture si mischiavano. Qualcuno ha citato, io mi permetto di citarli non solo perché alcuni sono e erano amici, ma perché effettivamente io li impiegavo, cioè io ho passato un periodo della mia vita facendo one night nei locali, lunedì e mercoledì al Centralino, giovedì al D, prima di aprire l'altro, e i dischi li metteva Pierluigi Pusole, e per me Pierluigi era un DJ che dipingeva, non era un artista che passava così qualche tempo, come adesso ogni tanto fa in qualche cosa tra stretti amici, a mettere i dischi. Monica faceva le foto, ma faceva la barista di Popotamo, Monica Carocci. Mi ricordo, ho ancora in mente, una performance di, nel 1985, Pierluigi, che allora si chiamava Pontecorvo, da un suo maestro, e Bruno Zanichelli, nel foyer del Vico, dove Bruno fece una meravigliosa donna alla Manara in giallo, e Pierluigi attaccò su un altro pannello, gli avevamo procurato due pannelli in Forex, 2x1, attaccò una serie di giochini per la sabbia, no? Secchielli, palette, che miseramente, perché stavano su una settimana, giorno dopo giorno, caddero. Ancora mi maledico, devo dire, soprattutto non tanto per Pierluigi, perché quello era un divertimento, per il pezzo di Bruno che andò perso. Proprio perché allora alcuni di noi, io per primo, consideravano quello parte della propria vita, non parte di qualcosa da raccogliere. Per me le cose che si facevano lì erano le cose che si facevano lì, il giorno dopo ce n'era un'altra. Allora, i luoghi, e poi vediamo cos'è successo e perché, e quindi passiamo all'istituzionalizzazione. Io mi sono segnato un po' di luoghi, alcuni li ho citati, lo Studio 2, il Taxido, altro luogo dove si sdoganò il divertimento, perché parliamo proprio dei prodromi, diciamo il posto, Postino Cheval, per chi se lo ricorda, furono le discoteche. Postino Cheval è un luogo storico degli anni
70, piazza Palazzo, via Palazzo di Città si scendeva con la scala che offre. Il Taxido, il Portes, con gli arredi disegnati dal poi assessore, poi senatore Gianni Vernetti, allora amico, diciamo, compagno di lotte, come si diceva una volta. Il metrò, dove si scendeva e ci si ritrovava, no, lì in Via Gioberti si scendeva giù. Lo Studio 2 l'avevamo detto, alcuni luoghi misconosciuti, alcuni di voi se li ricorderanno, l'ABC che era un luogo terribile in Via Sacchi, dove c'era un enorme ventolone, una discoteca grande così, con un enorme ventolone che girava, che dava una sensazione, no? Erano posti dove in qualche modo noi rappresentavamo e qualcuno per conto nostro rappresentava un immaginario che andava al di là di quella che doveva essere la Torino grigia, però per noi non lo era. Ogni volta che uscivamo andavamo a Roma, a Milano, ah, stai a Torino, e calava la parte. Ma noi ci divertivamo, sinceramente. Poi quando questi arrivavano, perché ognuno di noi ne reclutava un po', vieni a trovarmi, dormivano in cantina, nel tuo letto, eccetera, eccetera, giravano e dicevano, beh, però, mica male, perché noi ci divertivamo. Il Big e l'Azimut e il Centralino furono l'Azimut, diciamo, scusate se lo cito, però per me è parte della mia storia, l'Azimut e lo Zenit, Zenit Deposito d'Arte, nome dovuto, ho visto che nell'elenco non ho ancora visto qua, a Francesco Poli, che ancora ringrazio. Noi, l'idea era quella di acquisire uno spazio, perché a quel punto, a fine anni 80, per fare le cose volevamo degli spazi, dei luoghi che potevamo controllare. Allora, lì si mischiavano le tribù, quelli sono i luoghi dove per la prima volta gli artisti, quelli che allora si chiamavano i fighetti e i giovani professionisti si mischiavano. L'Azimut era nato, come il giovedì sera al Big, era nato con quegli ipotesi. Facciamo delle performance, facciamo delle cose, ma teniamo il pubblico. Non è che vogliamo solo un pubblico, li vogliamo insieme, perché questo arricchisce tutto. Arrivo all'ultimo punto, e che è l'istituzionalizzazione. Su questo abbiamo ragionato, discusso. Io credo, alla fine, che ci sia stata una spinta doppia, cioè tutti quelli come me, io ho lavorato sempre e solo nella società civile, o in comunque ONG anche internazionale, tra l'altro insieme a Luigi che ne parlerà sicuramente più di me, tutti noi avevamo una spinta verso il fare queste cose nella società civile, ma nello stesso tempo avevamo una forte domanda alle istituzioni di dare risposte. Le istituzioni le hanno date a modo loro. Molte di queste cose sono state istituzionalizzate, ma non diciamo, come dire, se dobbiamo guardarci in faccia e dire come è stata la realtà, molte le abbiamo istituzionalizzate noi. Io non voglio, diciamo, non voglio citare l'ambientale, se ne parlerà, ma il Festival Cinema Giovani, che lo chiamo volutamente col nome che aveva, e peraltro Steve, che insomma, probabilmente passerà in questi giorni, è un personaggio, no? Che ha proprio quel percorso, perché proprio da quegli anni, da continuo, insomma, ci si conosce da quegli anni, e poi l'impegno culturale è la rappresentazione di tante cose che si sono istituzionalizzate. Istituzionalizzandosi, le istituzioni hanno dato priorità a quelle cose lì e hanno in qualche modo, anche involontariamente, però azzerato piano piano un brodo di cultura in cui si lavorava. Io mi ricordo, faccio un esempio personale, si citava prima, Maria Teresa citava proposte, i nuovi arrivi, tra gli antichi chiostri, se vi ricordate, Luigi se ne ricorda sicuramente perché era uno degli attori di questa cosa, gli antichi chiostri dove si facevano mostre e proposte ai nuovi arrivi, ci fu la stagione di De Turenne, architetto Ruludi, le cose che facevamo noi, prima il centro di via energetica, il chiostro dello Iuvara e lo Zeni. A un certo punto la città e la regione hanno deciso di investire, di fare in proprio delle mostre. È chiaro che noi fumo immediatamente con il mercato, perché quel budget per noi era insostenibile. Con il budget di una di quelle mostre noi facevamo una stagione intera. Dall'altra parte però è un po' difficile riuscire, come dire, a scaricare solo sulle istituzioni questa responsabilità.
L'autonomia è una di quelle cose che o ce l'hai o non ce l'hai, non te la concedono gli altri, o te la conquisti o non te la conquisti. E siccome, come diceva una mia cara amica che oggi ha responsabilità amministrative, gli operatori culturali della città spesso siamo, io uso la prima parola, siamo delle zoccole o siamo stati delle zoccole, cioè abbiamo cercato disperatamente dei fondi a qualsiasi, come dire, disposti anche a compromessi, pesanti. Questa cosa è stato un movimento doppio. Le cose si sono istituzionalizzate, noi abbiamo istituzionalizzate, noi abbiamo contribuito a istituzionalizzare. Cosa succede oggi? Che ho finito? Secondo me succedono alcune cose molto banali. Dico, ho provato a sforzarmi di pensare qualche cosa per il futuro, proprio per il tema, proprio per... Uno, la crisi. Io non so, penso di non dire una cosa nuova, ma la crisi è un'opportunità. Perché oggi si ripensano le cose? Perché nella società civile non c'è più quel divario tra le cose prodotte di cui tu sei solo utente e spettatore e le cose che vorresti fare tu, perché i soldi non li ha nessuno. Sì, ci saranno sempre quei 3, 4, 5 avvenimenti dove le istituzioni investono, castelli, musei e così via. Però la crisi permette a tutti di mettere in campo delle idee e delle energie. Due, è ora di smetterla, non solo per la crisi, di vedere, io parlo, ripeto, dal punto di vista della società civile, di un operatore culturale, oggi sono impegnato più all'estero che in Italia, ma vivo a Torino e lavoro da qui e sono felice e tra pochi mesi ricomincerò una stagione dedicata alla città e alla regione. Due, le istituzioni non possono essere viste solo come delle bacche da mungere, a parte che non c'è più niente da mungere, ma l'idea che si vada a incassare perché sia una bella idea o un bel progetto è un'idea morta e sepolta. Terzo, la società civile e il tessuto culturale crescono in una dinamica, in una dialettica. Io per esempio oggi vedo molto forte nella seconda, terza parte, ho visto alcuni dei nomi, da Paratissima, il Patto 211 e così via, fanno delle cose greche e non hanno chiesto né il permesso né l'insegnamento di mio né penso di molti di noi. Allora c'è una società civile, c'è un tessuto culturale. Altre due cose, e poi ho finito, sono una, credo di nuovo la dicesse Paolo, costruire il pubblico, questa è una mia fissa. Se c'è una cosa che ha accompagnato tutto questo è stata la televisionizzazione della nostra vita, no? L'utenza televisiva, quindi trasformarci tutti in spettatori. Oggi le manifestazioni culturali e la movida culturale, quella vera, deve lavorare sulla costruzione di pubblico. Perché oggi siamo tutti potenzialmente pubblico, ma oggi siamo spettatori. Pubblico è chi è in qualche modo coinvolto in quello che sta facendo e in quello che sta seguendo. L'ultima cosa, lo dicevo prima, queste migliaia, perché vi parlo, io ho amici che fanno, non so se conoscete questo termine, gli occhi, operatori del proprio ingegno, e mi dicono, e quando vado a trovarli li vedo, tu stai in piazza Carignano un pomeriggio di un qualsiasi giorno feriale e passano centinaia di stranieri. Bisogna lavorarci su questo, bisogna proporre a queste persone delle cose che non siano di supermercati e che vadano, arricchiscano il patrimonio già ricco delle varie case, musei, edifici, Rivoli e così via. Grazie. Io intanto non volevo parlarvi di me e non volevo parlare, ma volevo parlarvi di una storia che ho vissuto con tantissime persone, sono molto felice e anche molto emozionato di vedere tante persone pubblico che hanno vissuto insomma negli ultimi 30 anni, sono tanti, questa nostra storia, quindi stiamo vedendo un po' gli inizi. Questo fatto che dovevamo andare era un luogo di Alessandro Crocitto e Luca Pastore. Vi leggo video ed era un promo che raccontava questa città per raccontare il rapporto che avrebbe avuto la Biennale del Mediterraneo nel 1997, quando dopo 8 edizioni si era spostata a Torino. E nel 1997, curiosamente,
eravamo a metà strada, dei 20 anni che secondo me sono stati quelli che hanno in qualche maniera tracciato il percorso sul quale vorrei attirare la vostra attenzione, attirare la nostra attenzione. Il percorso che parte nel 1982 e che secondo me in qualche modo si esaurisce nel 2002. E si esaurisce in un momento in cui probabilmente non è stata quella la questione, diciamo, dell'economia, perché eravamo ancora in un periodo, diciamo, di risorse abbastanza importanti nel campo della cultura, ma eravamo, come dire, avevamo già il traguardo delle Olimpiadi e dunque questi 20 anni diciamo sono stati molto, molto importanti. In realtà tutto parte, direi, lo diceva Gabriele Bacis l'altra sera in questo incontro della Città Visibile, ma non lo diceva solo lui, ed è una cosa che mi piace sottolineare oggi, il fatto che questo dibattito è in un momento molto, come dire, maturo, ed è non è solo un dibattito torinese, è un dibattito più ampio che riguarda le grandi città. E nello specifico una cosa molto semplice che in qualche maniera in questi 20 anni che volevo disegnare, volevo ripercorrere appunto 1982-2002, raccontarvi in qualche maniera, comunque riflettere con voi su quella chimica, su quella combinazione che ha creato un po' quello che diceva anche Paolo Vecchi prima, quel clima. Che è qualcosa che probabilmente è raccontato dai grandi eventi o anche dai piccoli eventi, da tutte le cose che abbiamo sentito qui, dai racconti. Beh, allora se non c'è un solo, no, perché così in qualche modo guadagniamo questo minuto e 20. Quell'alchimia di cui vi dicevo è qualcosa di molto importante che si creò proprio in quegli anni. E la Biennale Mediterranea dell'aprile del 1997, esattamente 15 anni fa, è stata la punta di un iceberg di un lavoro molto più vasto, e non è stato un lavoro, perché che si pensi o si è pensato poi dopo, di qualcuno, di Ranfi per esempio, o di alcuni assessori o di alcune istituzioni che ci hanno creduto, di alcune altre persone, ma è stato un lavoro corale, collettivo di questa città. E in questo senso io credo che, un po' come quando, come dire, Bacis e altri amici misero in piedi quel bellissimo canto per Torino, fu in qualche maniera anche quello in quegli anni un messaggio forte di una città che non solo poi si sarebbe raccontata in Italia e all'estero come una città nuova, ma come dire, fece un lavoro molto grosso sulle persone. È questa chimica di cui voglio parlare qui, secondo me, questa 3 giorni intrisa, è una chimica che probabilmente si può rifare. E io ho pensato, riguardando alcune cose, ci sono già degli elementi nuovi, c'è nuovamente dopo questi 30 anni nuovamente qualcosa che stiamo vedendo, probabilmente perché in alcuni casi abbiamo perso questa relazione, ed era una relazione molto, molto stretta, molto stretta, che abbiamo probabilmente, una relazione che abbiamo dimenticato e comunque non abbiamo seguito. Io sarò molto, molto franco con voi, perché qui c'è sempre stata una sorta di relazione difficile tra il mondo della creatività, il mondo degli artisti e le istituzioni. Ebbene, io credo, signori tutti, amici, che questa relazione, nel momento in cui con un equilibrio, con una lungimiranza e con una fiducia, di cui parlava prima Paolo, possa dare dei frutti importanti, e questo è successo in quegli anni, cioè le istituzioni hanno guardato a questo mondo e si sono riequilibrate rispetto ad un sistema che ha iniziato a funzionare, cioè il rapporto di un rapporto equilibrato, un rapporto onesto tra come dire, il sostegno, il fornire degli spazi, degli strumenti e il mondo della creatività. Oggi si potrebbe dire, lo dico,
anche il mondo, come dire, delle industrie creative, perché quella creatività è diventata industria creativa in 30 anni. I primi giovani artisti dell'82, quando non riuscivano a colpire nel segno, dunque dovevano abbandonare quella strada, tornavano a fare impiegati di banca o gli operai. Bene, invece oggi noi sappiamo, sono veramente migliaia di persone nel Piemonte che lavorano, cioè i giovani artisti, gli artisti, i creativi sono rimasti nei paraggi, sono rimasti nel settore. Oggi si occupano di produzione fonica, si occupano di web, si occupano di editoria, si occupano di allestimenti, cioè sostanzialmente sono rimasti nel settore. Ecco, queste industrie creative insieme alla scena creativa e insieme alle istituzioni sono l'unica formula possibile. Perché oggi il problema è che, l'ho sentito anche un po' nelle parole di Alessandro, quando parlava di società civile, di istituzioni e dunque di appiattimento, il rischio è un po' questo, certo è un rischio grandissimo. Io volevo partire dal mio intervento con tante cose, ma invece poi quando ho sentito Corrado Levi mi è venuto in mente che lui diceva una cosa bellissima. Lui diceva, lavorate, fate delle cose, la struttura se non ti uccide si alimenta. Io siccome per, come dire, deformazione professionale ho visto la struttura come probabilmente una complessa situazione istituzionale, di gestione, che gestisce risorse, obiettivi, eccetera. Bene, io l'ho vista così. E si alimenta. Ecco, questo probabilmente è stato quello che è successo in quei 20 anni. La struttura si è alimentata. Gli artisti avevano una fiducia. Attenzione, abbiamo fatto tantissimi errori ed è costellato. Io mi sono scritto cronologicamente una cosa che probabilmente... Adesso se ci vogliono mandare quelle immagini, non è importante, lì ci sono delle copertine di alcune iniziative, che in realtà non sono iniziative delle istituzioni, sono iniziative delle comunità, delle comunità creative, delle attività, perché dietro tutte quelle cose non c'erano solo le istituzioni. La Biennale del Mediterraneo del 97, la Biennale dell'Acciuga, è stato qualcosa di più, cioè è stato proprio un cortocircuito, una sorta di buon matrimonio tra appunto il sostegno, il lavoro con tutte le componenti, come diceva Alessandro, della società civile, ma anche di tutte le istituzioni. Qualcuno diceva prima, forse sempre Paolo, quando si diceva che cioè, c'era questa fiducia e questa curiosità, ecco, le istituzioni erano curiose ed erano, come dire, aperte. E non voglio dire che oggi non lo sono più, probabilmente si è un po' irrigidita, c'è una sorta di competizione, di paura reciproca, specialmente in un momento di forte crisi e di forte difficoltà, sofferenza economica, cioè questa, le grandi manifestazioni, le grandi iniziative, gli eventi, le istituzioni, i musei, ma non solo, i concerti, cioè adesso... E vorrei fare qualcosa di più trasversale alle arti visive, perché questo è quello di cui ci siamo occupati in questi anni e mi sono occupato. Ecco, c'è un timore che una tolga risorse all'altra, che la scena creativa possa togliere in qualche maniera risorse invece a delle istituzioni che obbligatoriamente, proprio perché la politica, le istituzioni, diciamo gli enti locali, gli enti pubblici, sono all'interno di quelle istituzioni, dunque sono come delle soci azionarie, è evidente che nel momento di crisi quello che può essere, deve essere mantenuto è quello, come dire, organico alle istituzioni, e quello invece che in qualche maniera se non si può fare non si fa è quello, come dire, che sta fuori. E allora c'è questa timore reciproco che una componente tolga. E invece no, e invece è proprio qui, se si stabilisce nuovamente quella sintonia, se si ristabilisce nuovamente quel rapporto di fiducia, quel rapporto, si può nuovamente quella chimica, quella combinazione di cui che ha caratterizzato tutti quei 20 anni, questo può succedere. Vi dicevo, la Biennale del Mediterraneo è il risultato di una serie di azioni, che sono di intuizioni, come dire, di quella società civile, che sono... come dire, delle intuizioni che hanno creato prima della Biennale tutta una serie di azioni, di iniziative, di progetti che sono legati a quelle grandi manifestazioni, iniziative, tutto ovviamente, come diceva Vacis, nasce
insomma dagli anni 70 se ne è parlato, non volevo ritornarmi, ma volevo ecco oltre a, agli anni di piombo, alla grande situazione difficile che permeava tutta la nostra città, beh, io volevo invece ricordarvi appunto di quelle che sono state tutta una serie di cose molto positive, intanto investire sulle persone, sui talenti, investire su una democratizzazione della cultura, pensate ai continenti, pensiamo agli anni 70 come tutto il lavoro fatto sulle orchestre sinfoniche che andavano in piazza, ma anche i centri di incontro, le band giovanili, le rassegne, le compagnie teatrali, un lavoro molto grosso. Pensate all'animazione, cosa ha fatto, molti personaggi che oggi hanno un ruolo importante nella cultura, da quell'esperienza, dall'esperienza dell'animazione, i quartieri. Ecco, da una libera espressione poi abbiamo iniziato a capire, come si diceva prima, di fare della propria passione un mestiere. E nasce appunto nell'82, proprio nell'autunno dell'82, questa esperienza molto curiosa, molto unica, diciamo nel panorama anche nazionale, che era appunto la galleria di proposte di questo giovane artista a Torino. E l'anno dopo nasce Giovani Chuck, l'idea di mettere insieme questa operazione sul cinema legato a quel festival del cinema giovane di cui parlavate prima. E poi l'Osservatorio Letterario Giovanile, poi tante cose che si collegavano ovviamente proprio in quegli anni in cui nasceva, nell'88 nasceva il Salone. Nell'84 si immaginò di fare Tendencias in un rapporto tra Torino e Barcellona, e nacque poi la Biennale nell'85, poi ancora Madrid e poi Berlino, di grandi scambi. Molti degli artisti qui presenti sanno di cosa sto parlando, perché hanno potuto, come dire, fare quelle esperienze importanti in cui appunto c'era un rapporto molto fluido e molto aperto. Nell'89 nasce il GAI, Giovani Artisti Italiani, che sta rete molto, molto ampia, ancora adesso la guida è a Torino, e sono insomma il segretario e la sto seguendo. Quegli anni furono proprio gli anni, credo che Maria Teresa tu abbia citato, in Visione di Imre, quell'operazione molto, molto bella, molto importante, anche se non fu enorme, piccola ma molto, molto significativa, del Lingotto. E poi anche prima rock, anche prima teatro, legate alle Biennali di Marsiglia, di Valencia, fino alla nascita nel 95 appunto di un comitato per la Biennale, che presieduto da Castellani, che decise appunto che tutta quella, che la città era pronta per fare un salto, per fare un nuovo modo, per organizzare in una nuova forma una sorta di canto per Torino, canto per i giovani artisti, poi i giovani artisti, cioè era pronta, la città era, le istituzioni erano curiose, le strutture economiche erano aperte, c'era un momento in questi 15 anni, che non era solo la storia di queste iniziative, come vedete che stanno ruotando qui sullo schermo, ma erano iniziative ed erano relazioni con tutto questo mondo che voi ricorderete sicuramente. La Biennale dell'Acciuga è molto interessante, perché in realtà, oltre ad avere insomma i suoi 600 artisti, 32 paesi, 180 eventi, cioè queste cose molto, però era disseminata, era dappertutto. Io ho trovato degli articoli molto belli, siamo a qualche minuto. Ho trovato degli articoli molto belli proprio di Olga, il 23 aprile, qualche giorno dopo, uno di Castagnoli e uno bello che volevo leggervi poi, ma che potete leggervi, Gabriele Ferrari, cioè una cosa che a lui ha colpito in realtà nel segno, insomma, rispetto a quella che era lo spirito. E poi i luoghi che abbiamo ricercato tutti insieme, che dovevano essere tutte le case dei giovani artisti, vi ricordate, ne abbiamo, era la CEAT, l'Incet, il Cineporto, le Fonderie di Mori, pensate a tutto il lavoro, per esempio il grande emblematico, no? La Cavallerizza come luogo che doveva diventare, che è di nuovo il centro, la città proibita per la città, eccetera.
Ma non vi racconto ovviamente né Big che la sua evoluzione, né Big 2002 con Michelangelo Pistoletto e con tantissimi altri curatori. Mi ero preparato anche qualche dato sui costi, perché quella fu una delle questioni che venne posta nel momento in cui si pensò che quella struttura era costosa. Ecco, il discorso è che con la chiusura, diciamo, di questa possibilità di chimica, di combinazione tra questi aspetti della realtà artistica, delle industrie creative, del sistema, diciamo, più diffuso di cui parlavate prima, e delle linee, degli obiettivi di indirizzo delle istituzioni, si sia perso, secondo me, qualcosa. E la cosa che è più importante è che non è stata sostituita, cioè che si pensò e si è pensato che le istituzioni, così come quelle, insomma, le istituzioni culturali, potessero sostenere e assolvere questo compito. In realtà così non è stato, e forse ci sono dei segnali che probabilmente ci sono stati dei segnali che probabilmente ci hanno fatto capire che c'era ancora molto da fare, non eravamo più in grado, come dire, di cogliere quella, di intercettare, ecco, direi che parola, di intercettare questo sistema. Poi io così ero preparato, non vi dirò ovviamente tutta una serie di nomi, ma molti sono qui in questa sala, nomi che sono, come dire, erano, si dice per pantaloni corti, erano giovanissimi e sono usciti su questa cosa. Due cose solo per dirvi, sempre per il termine della proposta. La proposta è ovviamente quella di ricostruire questo sistema di equilibrio e di incontro tra le politiche, le istituzioni, ovviamente quelle culturali, ovviamente le istituzioni che danno gli indirizzi, gli enti locali, gli enti pubblici, e un sistema più diffuso. Quella secondo me quello che noi dobbiamo fare. Come vi dicevo prima, ci sono dei segnali molto importanti, molto belli, lo dicevamo prima anche, insomma, parlando, e io ci ho pensato, ecco, io credo che dopo questi 30 anni ci sia nuovamente tutto un sistema diffuso, penso ai centri culturali indipendenti che operano a Torino, ma che sono, come dire, collegati con il resto del mondo, e ecco, a loro, come anche l'esperienza molto bella di Asca Attiva e del rapporto tra le scuole, insomma, ci sono nuovi fermenti che possano nuovamente, come dire, riprendere in mano. Dovremmo lasciare loro il testimone, ovviamente, come dire, ma quelle saranno probabilmente i prossimi tanti, però dovrà essere così. Le istituzioni devono intercettare, devono conoscere, devono essere curiose, e diciamo, i sistemi si devono un po' fidare. Se tutto questo, tra pubblico e privato, tra scena creativa e istituzioni, industrie creative, e tutto il sistema può rispondersi, noi possiamo riprendere. Allora studiare queste cose, pensare a queste cose, è molto importante. Allora sì che ha un senso questo nostro incontro. Dobbiamo ritornare a costruire insieme scena creativa, istituzioni, industrie, una nuova Torino, una nuova atto di fiducia, un nuovo Torino, una chimica positiva. Grazie. Grazie mille.